que logra aprender de las situaciones que nos han vivido en el profesor de la Universidad de la Cuesta, parte de la Universidad. Nello sviluppo e nella
la proiezione di valori fondamentali, valori come quali la dignità, i diritti umani, la lotta per la giustizia e contro l'impunità, la sicurezza internazionale e la pace. Attraverso tali opere in questa città ci è voluto chiamare, chi si è voluto chiamare la città della pace e dei diritti umani, il CISCHE è diventato un vero esempio da seguire, tanto per la profondità e l'importanza dei suoi contributi, quanto per il suo supporto e per le prospettive che ispirano le sue opere e le sue realizzazioni. Per quanto dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, esprimo la mia sincera gratitudine a tutte le istituzioni che sostengono l'attività del CISCHE. E con le mie felicitazioni all'Istituto, al suo Presidente e alla sua squadra per questo importante anniversario. Desidero unire i miei voti affinché in questo centro imponente e monumentale dell'antica chiesa di San Francesco di Paola e del vecchio convento, nel cuore della mitica Ortigia, laddove la ninfa Rosa fu raggiunta dalla passione di Alfredo, l'Istituto prosegua per molti altri anni, aumentando l'incidenza e la portata della sua influenza, nonché dei suoi apporti quale fonte di cultura e di faro di civiltà nel diritto penale e delle scienze criminali al servizio della persona, della giustizia e della pace internazionale.